L'associazione Controtempo di cui faccio parte è nata esattamente un anno e un mese fa e ci collocano tutti nell'area di centrosinistra, ma non è del tutto vero perché abbiamo anche esponenti non di centrosinistra, cioè ragazzi che hanno idee politiche non di centrosinistra. Io personalmente sarei di centrosinistra, per informazione. Dunque la nostra associazione si propone comunque di un obiettivo molto modesto: sensibilizzare gli studenti o far crescere gli studenti secondo una cultura che comunque non ci inventiamo, che ritroviamo nella nostra Costituzione e dalla Costituzione alla tradizione illuminista, giusnaturalista, socialista anche per certi versi, liberali, quella che forma il nostro Stato, la nostra democrazia, cultura democratica, cultura del rispetto, della responsabilità, dell'onestà. Perché non anche che accoglie dei valori, per dire, anche cristiani, quelli dell'amore verso il prossimo. Non dimentichiamoci che possiamo metterci tutti i dogmi che vogliamo, ma la religione cattolica si fonda su un comandamento: ama il prossimo tuo come te stesso, che è una regola che si ritrova in 10.000 anni di storia, Kant, ma anche pensatori che niente hanno a che fare col cattolicesimo o con la filosofia. Tutti i filosofi, esattamente. Tutti i libri. Come, ma anche religioni orientali, concetto, il principio di rispetta il prossimo, non fare agli altri quello che vorresti essere, non vorresti essere proprio te. È quello che in un periodo grandissimo di tempo ha portato alla nostra democrazia comunque. Ed è su questo che io vorrei che si fondassero le nuove generazioni politiche. Perché uno può avere l'idea economica socialista, liberista o protezionista, corporativistica, quello che volete. Però senza una vera cultura del rispetto dell'opinione altrui, si svaluterebbe quello che i nostri padri costituenti, che comunisti, socialisti, democristiani, repubblicani, eccetera, volevano per noi. Dobbiamo rivalutare appunto questi concetti e eliminare i pregiudizi che ha anche una parte politica verso un'altra parte politica. Adesso io non so i progetti politici del PD o del PDL, però so che per esempio nello statuto del PD esiste un principio, un comma secondo cui un parlamentare non può stare in carica più di 3 mandati. Basterebbe applicarlo. Perché allora un D'Alema è ancora lì? Perché non applicare questo bellissimo principio al Parlamento? Perché non gradualmente arrivare a una nuova generazione di giovani, ma giovani intendo? La generazione della vita. Sì, appunto. Sì, comunque sono concetti giusti. Quindi sia da una parte le televisioni di una parte politica della centrodestra che i giornali del centro-sinistra aizzano le due parti politiche come se la politica fosse uno scontro violento, una giungla. La politica è uno scontro, ma pacifico e finalizzato al bene comune. È uno scontro che si basa anche sul compromesso, che il compromesso è una parola che spesso ha valore negativo. Uno entra in politica con tante ideologie e non pensa al compromesso, invece il compromesso è quello che manda avanti lo Stato, diciamo, le tante cose. È ovvio che un compromesso da solo non basta, perché un compromesso potrebbe portare comunque a situazioni in cui vengono privilegiati interessi particolari piuttosto che interessi generali, ovviamente, e quindi è questo che bisogna riformare radicalmente: è la cultura dell'onestà, di sacrificare gli interessi particolari all'interesse generale, dove l'interesse particolare è quello del singolo individuo, dell'interesse economico personale, quello generale è quello dello Stato. E se non si investe, so che è difficile parlare di investimenti in una situazione di crisi, però se non si investe nell'istruzione, e io lo so perché sono appena uscito dal liceo,
se non si investe nell'istruzione si rischia di avere una generazione di annoiati, nichilisti, frustrati, che in base a qualche ideologia varia, malata anche, fanno quello che hanno fatto il 15 ottobre. Cioè, distruggono l'idea di quelli che vengono chiamati indignados, di cui io condivido il pensiero comunque del rinnovamento, la distruggono perché 500 persone hanno spaccato delle vetrine o incendiato delle macchine. È una cosa che io credo inconcepibile. È inconcepibile una cosa del genere. Per cui, solamente rivalutando l'istruzione, rivalutando questi principi di uguaglianza, rispetto, eccetera, che non si avranno più, spero, questi frustrati, annoiati, nichilisti, che portano a distruggere quello che vuole, quello che di buono può avere una protesta come quella degli indignados, che magari in sé non propone nulla, però può essere un buon punto di partenza su cui il ceto politico deve riflettere. Ma è ovvio che se ci sono 500 persone che spaccano vetrine e incendiano macchine, la protesta va a farsi benedire, diciamo, perché è così. Non riesce a esprimersi perché della protesta.